Erano le 10 di questa mattina quando i cieli sopra Fano si sono illuminati d'improvviso per un bolido infuocato che ha tagliato il cielo da est a ovest come una lama di rasoio che poi è esploso in aria e alcuni suoi frammenti sono finiti in mare davanti alle coste Fanesi. E Ho visto così sfruttando il cielo, e ho visto sta, sta, star fare ste, il, 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 il celeste, l'azzurro non ho visto poco perché anche il cielo è azzurro ma ho visto una lunga coda a lingua rossa sta fiamma la, e poi da rossa è diventata più sempre più chiara è diventata bianca e ho detto oh ma questa si è spenta in me e invece è andata a finire in acqua che ancora era accesa quindi si è spenta in acqua e, eh si sì, sì è andata a finire in acqua accesa ma era grossa? ah no dosca era grossa era una bella scia rossa di, di, di fuoco quello che ho visto io oh, boh, 50-100 metri di, 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 di oh, scia eh, era grossa dove è caduta? qui a largo? qui a Mezzo miglio, tre quarti di miglia, qui vicino, non è che è tanto lontano, però questa grossa è, è poi di, di notte, di giorno non, non si vedono. Ma è andata in acqua che era già accesa e non è che si è spenta nell'atmosfera. Ah, sì, io aspettavo, però non si vede perché il mare è già mosso si e, e si confonde con, con il tuffo che ha fatto, ma quella era grossa, eh. Migliaia di avvistamenti oculari da diverse parti d'Italia, il fenomeno è stato registrato dal Veneto sino alle Basse Marche, con migliaia di testimonianze, ma la telecamera di bordo di un furgoncino ha ripreso il preciso istante in cui la palla luminosa è esplosa, lasciando dietro di sé una lunga scia bianca, frutto dei gas causati dalla sua distruzione a contatto con l'atmosfera anche dalla Croazia avvistamenti e anche dalla Lombardia. La Capitaneria di Porto ha mandato una motovedetta sul posto per eseguire dei rilievi dopo una segnalazione arrivata al centralino da Marotta, ipotizzando che potesse trattarsi anche di un razzo di segnalazione. Sostanzialmente poi sono state fatte delle verifiche, c'erano anche delle unità navali in mare e non ci sono registrati fortunatamente danni né a natanti, né chiaramente a a persone. Al momento non ci sono posizioni ufficiali a questo riguardo, ma l'Osservatorio Astronomico di Trieste ipotizza che possa trattarsi appunto di una meteora. Questi frammenti solidi di universo arrivano sulla Terra a causa della loro orbita e raggiungono velocità che arrivano anche a 100.000 km/h, e si surriscaldano fino a evaporare e originare l'esplosione ben visibile appunto nel video pubblicato da Fano TV che ha ben presto fatto il giro d'Italia.